Guardateli negli occhi, questi siamo noi. Dai primi passi su due gambe nelle pianure africane, fino alla produzione di pitture rupestri, poi piramidi, bastimenti, cattedrali, parlamenti e molto altro. Si è scritto tanto sul cammino evolutivo dell'umanità grazie al lavoro dei paleontologi, degli archeologi e dei genetisti. Ma oggi siamo riusciti a compiere un altro passo. Con la capacità che abbiamo acquisito di leggere a fondo il DNA di tante persone, passate e presenti, quei resti non solo ci danno un'idea delle migrazioni, degli scambi, dei processi di adattamento all'ambiente che hanno fatto di noi quello che siamo, ma ci hanno anche permesso di ricostruire l'aspetto, le sembianze dei nostri antenati e dei nostri parenti. Finalmente possiamo guardare in faccia Homo erectus, quello che per primo ha imparato a maneggiare il fuoco. O i piccoli ominidi dell'isola di Flores, in Indonesia, che qualcuno ha ribattezzato Hobbit. I vecchi europei, gli uomini di Neanderthal, e quelli nuovi, come Ötzi, l'uomo dei ghiacci del museo di Bolzano, e tanti altri. Guardandoli negli occhi, possiamo capire meglio quanto abbiamo in comune, quanto ci siamo vicini, quanto è vero che nonostante la grande distanza temporale, migliaia di anni, o milioni anche, noi in qualche modo siamo loro.